Tutti, bacioni enormi dalla vostra Nika. Sì, un'altra nuova settimana dell'anno nuovo. Buon anno a tutti, buon 2021 a tutti. E non diciamo più nient'altro. Basta. Allora, questa appunto, la settimana scorsa era divisa ancora tra il 2020 e il 2021, ma invece questa proprio la iniziamo per intero con l'anno nuovo. E io non potevo non farla a tema unicornoso, tema magicoso, chiamiamolo così, hashtag magicoso, hashtag unicornoso. Dopo apriremo la busta sorpresa, questa piccolina che qualcosina si intravede. E faremo i saluti. L'agenda nuova è questa, lo sapete ormai benissimo che l'abbiamo iniziata insieme. E il paper tape, i sticker sono di Tiger Unicorni, ve li faccio vedere dopo. Il paper tape che ho messo è questo qua, un po' tutto colorato con sugli unicorni, con scritto unicorn, è un po' tutto stelline con questi inserti un po' in foil qua, non so se si vede, sì, così forse sì, le stelline. E da AliExpress li avevo presi, se non sbaglio, sì. Lo faccio vedere. Ne sono arrivati tre, un altro c'ha l'azzurro dai. E ha degli unicorni diversi, insomma, ho usato questo, tutto colorato. La penna, una semplice Bic rosa, mi andava così, rosa, magico e tutto, e così, basta. Allora andiamo a scrivere i giorni che appunto sono 4, lunedì, io ricomincio a lavorare, poi il 5, martedì. Il 6 mercoledì, e anche se è Epifania, io lavoro. 7 giovedì, poi 8 venerdì. Nove sabato. E il 10 domenica, che è il mio meritato, sperato relax. Ok, adesso andiamo anche a colorarlo. Ok, un bel rosa, voglio un bel rosa, bello, 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 eccolo qua. Trovato. Questo bel rosino qua della Giotto. Eccoci qua. E voilà. Allora, andiamo a mettere gli sticker che ho scelto questi. Ne ho tanti di... Aspettate che... Prendo un attimo la mia scatola tutta stickerosa di Tiger e vi faccio vedere, vedete che io ne ho parecchi questi. Poi c'era questi anche un po' unicorni, questi qua, e poi c'erano anche questi molto belli, però non lo so, mi andava proprio questo un po' così, così ci metto magari anche questo diamantino, ci aggiungo qualcosa, insomma. Poi durante l'anno ce ne scapperà sicuramente un'altra diversa di decorazione, sempre unicorni, però giustamente diversa. E allora ho detto iniziamo con questa qua un po' più così, ecco, proprio unicornosa, più pucciosa, la faremo durante l'anno. Questa un po' più cioè semplice, un po' più, boh, non so come chiamarla, ditemelo voi nei commenti, ecco. Allora, io direi di mettere Epifania, mettiamo questa, dai. Così, ecco, poi ci mettiamo anche adesso, pian piano decoriamo bene. Allora, io direi di mettere questo fantastico unicorno alato, se riesco a toglierlo senza spaccarlo. Io lo metterei qua sulla domenica. Poi, no, aspettate, questo qua rosa io lo metto qua. Poi vediamo, c'è anche questa bella luna, però non lo so, mi va,
metterci la luna qua così. Aspettate, e voilà, ecco. Poi aspettate, ce la posso fare, ce la posso fare. Direi di mettercelo qua così. Allora, qua è Epifania, scriviamo. Buona Epifania. E vediamo. Ci metterei, vabbè, questo. Lo mettiamo qua così. Ci sta, ci sta, ci sta. Poi ci metterei un bel diamantino. Qua. Così. Qua ci metterei, vediamo cosa possiamo mettere, mettere, mettere. Unicorno, unicorno. Qua ci andrebbe un altro unicorno. Sì, dai, ci mettiamo questo. Aspettate che ce la facciamo, eh. Stacco, se riesco a staccare. Ok, e voilà. Avete visto che questa settimana siamo ritornati al lunedì con la decorazione agenda 6. Eccezione la settimana scorsa. E io direi che manca qualcosina qua, giustamente. Direi di mettere questo mondo così. E ci metterei un altro arcobaleno. Non lo so, che sul mondo esploda un bel arcobaleno colorato che porti fortuna e magia, magia positiva. Qui vediamo di attaccarci ancora qualcosina, dai, perché qua così non mi piace il vuoto. Già così mi sembra già molto carina, dai. Non è male già così, però sapete che io adesso ci arrivo, ci attacco ancora qualcosa perché non posso. Dai, mettiamo la corona. La corona e poi ci mettiamo qua, c'è la luna, ci mettiamo due stelline. E poi io direi basta, altrimenti riempio come se non ci fosse un domani, come sapete che io faccio. Al solito, al mio solito, io riempio anche qua, dai, il mondo lo mettiamo anche qua dove c'è Epifania. Tutte le feste le porta via, portaci via anche qualcos'altro, che abbiamo iniziato un anno nuovo, Epifania, eccoci qua, eccolo. Io direi che può bastare. Adesso andiamo un attimino a aprire la mia agenda nuova. Che strano, però apri l'agenda nuova, che bello. Ok, gennaio. Adesso ho attaccato questi due, intanto ancora quelli dell'anno scorso, dopo vedrò che chasm lì attaccare lì, vedrò, non lo so, non ho ancora deciso. Intanto ho messo quelli, poi pian piano sistemo le mie cose perché ho dovuto fare anche un po' tutto di corsa. Allora qua scriviamo come al solito, adesso ricominciamo sempre video agenda più saluti, in busta sorpresa non lo scrivo, però vabbè. E perciò ricordatevi, se non vi saluto adesso, andiamo a farli, poi apriamo la busta. Se non vi saluto in questo, scusate, vi ho fatto traballare, in questo lunedì, vi saluto lunedì prossimo, scrivetemelo nei commenti se ho dimenticato qualcuno come al solito. E poi in settimana non perdetevi gli altri video. Adesso vediamo questa storia qua, zona rossa, zona arancia, non si riesce ancora a capire bene se riuscirò ad andare da Tiger a vedere se trovo la collezione nuova di gennaio, non lo so. Seguitemi, attivate la campanellina se non siete iscritti, iscrivetevi così in settimana vedete che video mette oltre al lunedì la Nika. Vi ricordo che li metto lunedì, mercoledì e venerdì di solito. E questa è la decorazione, andiamo a fare i saluti e poi apriamo la busta surprise. Allora devo salutare Maria Rosaria Morvillo, ciao. Giada, ciao. Mary 96, ciao. Lucrezia Scatolin, ciao. Rachele Pannarale, ciao. Veronica Di Tolve, ciao. Francesca, ciao. Antonia D'Achille, ciao. Elisa Mesaroli, ciao. Dani, ciao. Simo Kawaii, ciao. Annita e sua figlia Miriam, ciao a tutte e due, un bacione. Raul Paola, che il suo compleanno è stato ieri il 3, auguri in ritardo.
Eleonora Lorenzo, ciao. Martina De Noia, ciao. Lara Checucci, ciao. Celine Terranova, ciao. Anna Chiara Totaro, o Totaro, scusami tesoro, Anna Chiara, non pronunciarlo sbagliato. Ciao. Poi Rachele Pannarale, ciao. Giorgia Di Capua, ciao. Aurora, ciao. Giada Entradi, ciao. Maria Martinca, ciao. Alessandra Mora, che il suo compleanno è oggi, tanti auguri. Poi Laura Di Blasio, ciao, Sara E, ciao, e Giada, ciao. Se ho dimenticato qualcuno, riscrivetemelo. Adesso, non vedo l'ora. È leggerissima, però erano. E c'è anche un suono. Cioè, si vede qualcosa di gommoso qua dentro. Vediamo adesso. L'apriamo. Aspettate che chiudiamo l'agenda e la riapriamo il prossimo. E faremo la decorazione. Adesso, aspettate che tolgo le graffette in modo che non mi spacco, mi taglio perché io finisco sempre per tagliarmi. Ok, con la pinzetta perché non ho comprato ancora l'aggeggio per togliere le graffette. Ho la pinzatrice, ma non ho l'aggeggio per toglierle. Anno nuovo devo comprarlo. Allora, come vi dicevo prima, è molto leggera. Boh, vediamo. Allora, questa cosa qua, vedete il mio dito, ecco, non voglio guardare, sto guardando anch'io qua nella videocamera, è qualcosa di gommoso, di gommoso, sì, peluscioso sembra, non lo so. Poi c'è qualcosa di piatto, un'altra cosa che sembra pelosa. Qualcosa di plastica dura, so, dai, allora tagliamo la testa al toro, togliamo subito questo pelosciotto qua. Ah, che carino, ma il mio cane anzianotto non ci gioca. Allora, vediamo. Questo è un prodotto per animali domestici. Scegliere sempre giocattoli adatti alla taglia. Che carino. Non era questo che suonava, però. È un giochino per i cagnolini. So già a chi darlo, né? Però era bello se ci giocava al mio cane, ormai c'ha 17 anni e dorme tutto il giorno. Bella gioia. Non credo ci giocherà mai. Però è carino, dai. Bene, un altro regalino da fare, ben contenta di regalare anche le cosine agli animali. Poi, allora, c'è una cosa un po'. Allora, tolgo questa cosa qua un po' dura. Così non ci posso credere. L'ultima volta l'avevo trovato giallo. Dato che fuori si sta sciogliendo la neve e fa un freddo cane. Questo è l'ideale. Vabbè, dai, non pretendiamo. Allora, vediamo. Qualcosa, togliamo l'altra cosa un po' pelosetta. Un po'. Oh mamma. Aspetta. Un altro gioco per i cani. Ma quale cane gioca con una calcolatrice poi con dentro del polistirolo? Sembra la prima morsicata qua si disfa. Sì, però. Sì, oggetti per i cani. Non ci scappi. È orrenda. Però vabbè, se ci giocano i cani, ben vengano. Insomma, questa busta qua è un po' deludente. Allora, vediamo, una cosa piatta, due cose rigide e un altro cosino. Allora, togliamo la cosa piatta prima, che figuriamoci. Beh, però ci sta, è diverso da tutti quelli che ho trovato fino adesso. Ho trovato quello con i cigni, ho trovato quello dei party con i bicchieri, dei calici da festeggiare. Ho trovato quelli dei matrimoni. Oh, qualcosa di diverso, ci sta. Questo ci piace. Si può mettere anche in pacificare, mettere come divisorio a settembre. Col play with me. Back to school, non è male, se no vabbè, comunque sono biglietti, oh, almeno è diverso, diciamo la verità, perché quelli. Allora, scusate, io guardo dentro, ci sono le ultime, tre cose, e non mi dispiacciono, quello che scampanellava, è questo, che carino che è questo qua, mi fa sempre piacere trovarli, questi sono sempre contenta di trovarli, questi patatini qua, che ci posso fare anche le clip, sono. Poi col campanellino, quanto è puccio, bellissimo. E poi anche questa non posso essere che contenta di averle trovate. Ta-da, che bello, grazie Tiger, questa è anche rotta. Ben contenta. Ben contenta. È rotta, questa no. Spero, spero. Sono tutti quei maleducati che toccano le cose dentro come delle bestie. Che buttano in giro tutto, spaccano tutto. Vabbè. Uno senza orecchie, puoi vedere un gorilla senza orecchie e la scimmietta con tutti e due. Scusa, scusa, ci facciamo compagnia. Io ti impresto una mia orecchia. Basta, Nika, stai dando fuori di matto già l'anno nuovo. Io queste le avevo, sì. Le avevo prese, infatti. Vedete che questa io ce l'ho. E poi
il gorilla io ce l'ho intero con l'orecchia, gli impresteremo l'orecchietta a lui. Fa niente, dai, sono sempre penne, vengono sempre buone, questa la usiamo. Bene, dai, sì, facciamo felice un cagnolino. Questo ci facciamo aria perché fuori c'è la neve. Questo per il prossimo Natale. E vai, biglietto diverso. Insomma, la busta è vuota. Dai, non è andata così male, male, male. Da parte l'orecchietta rotta. Era questo che carino, però questo piace anche a me. Lascia perdere, Nika, che non sei un cagnolino. Ok. Allora, vi do appuntamento col Family With Me a lunedì prossimo. E in settimana non perdetevi gli altri video e mi raccomando scrivetemi nei commenti se non vi ho salutato, che ho dimenticato qualcuno, riscrivetemelo, vi saluto lunedì prossimo. Lo sapete che purtroppo tante volte se io registro prima magari il video, poi arrivano, mi saluti, arriva il giorno dopo e non faccio a tempo, è tutto un po' un casino. Io vi faccio buona settimana, tutti buona Epifania, perché c'è l'Epifania e come ho detto prima, Epifania, tutte le feste le porta via e porta via addirittura anche qualcos'altro, bene 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 per sempre. In quest'anno e niente, vi rifaccio il buon 2021 perché ormai ci stiamo inoltrando bene nel gennaio, nell'anno nuovo, però io vi rinnovo ancora il buon anno, buona Epifania e ci vediamo lunedì prossimo appunto con Beventimi in settimana con gli altri video. Fatemi sapere nei commenti tutto, scrivetemi, sono qua pronta a rispondere, vi mando un bacio enorme e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao ciao dalla Nika, buona settimana a tutti.